Lui resta un fantasma da quasi 30 anni, eppure riferiscono i suoi uomini Matteo Messina Denaro è vivo e vegeto e continua a tessere le fila del suo regno mafioso, a gestire i rapporti con le altre frange di Cosa Nostra in Sicilia, a impartire ordini e fare affari. Grazie ad una fitta rete di fedelissimi, l'ultimo per l'accusa è Francesco, detto Franco Luppino, scarcerato solo 3 anni fa, ritenuto uomo d'onore di Campobello di Mazzara. A lui sarebbero arrivati i pizzini del latitante numero 1 d'Italia. Luppino avrebbe così designato reggenti, chiesto spiegazioni sui vertici dei mandamenti trapanesi, quelli che, dicevano i boss palermitani, appartengono a Messina Denaro. 35 gli arrestati nell'operazione dei carabinieri del Rosso del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, decine di perquisizioni. 3 anni di indagini ricostruiscono le trame mafiose dei mandamenti di Mazzara del Vallo, Campobello, Marsala. L'indagine ha comunque confermato l'operatività e l'egemonia di Matteo Messina Denaro su questi territori mafiosi. Esercita il suo potere attraverso delle direttive che trasmette, seppur con le difficoltà conseguenti alla sua latitanza. Droga, gioco d'azzardo, controllo degli appalti, estorsioni anche ad una casa vinicola e ad alcuni alberghi. I boss trapanesi avevano il monopolio della sicurezza nei locali notturni e del recupero crediti. Negli ultimi anni sono oltre 200 i presunti fiancheggiatori finiti in manette, la caccia al super latitante continua.